Bella a tutti ragazzi e benvenuti, io sono il vostro Mettimars, siamo al terzo appuntamento di MotoGP 21. Non ho visto i vostri commenti perché sto registrando di seguito. Comunque, vi ripeto, se volete vedere una serie su questo MotoGP, vi ricordo di commentare, lasciare like e vedere anche il video fino alla fine, in modo tale che l'algoritmo di YouTube, insomma, capisca che ci sia del movimento, diciamo così. Intanto vi ricordo anche il canale Twitch, vi ricordo Discord, importante perché comunque tutte le comunicazioni dei vari video li posto su Discord, e anche Instagram, che uso molto poco, però insomma è una cosa in più. Continuiamo la nostra carriera. Allora, nella prima gara eravamo arrivati 17esimi ed eravamo partiti sulla griglia di qualificazioni ultimi perché l'avevamo totalmente saltati. Nel secondo Gran Premio, sempre del Qatar, eravamo arrivati, se non ricordo male, quarti perché avevamo fatto le qualifiche e ce l'abbiamo piazzati molto bene, anzi in realtà eravamo primi, poi non so perché ci ha messo quarti, va bene. E però a causa dell'ultimo incidente che abbiamo subito quasi a fine gara, eravamo terzi e siamo arrivati credo 11esimi, una cosa del genere. Insomma, è stata una grande delusione per il buon Mighty. Vediamo un po', settimana 12esima settimana, completato la componente 2 nell'area del telaio che avevamo iniziato la volta scorsa. Ah, e poi oggi abbiamo la pista di Portimão in Portogallo. Io sono stato 3 volte in Portogallo, bellissimo paese. E quindi andiamo avanti. Portimão, Grand Prix de Portugal. Non l'ho mai fatto, quindi qui ragazzi dobbiamo piola, pioggia, no. Vado Algarve, bellissimo Algarve. Allora, io direi di fare una prova libera. Qui dobbiamo allungarla un po', e poi fare le qualifiche. Però fatemela fare una pista di una sessione di prova libera, ragazzi, perché magari la taglierò, vediamo, dipende da quanto verrà lungo il video. Però devo provarci. Eccoci qua, ragazzi. Siamo al tracciato di Algarve International Circuit. Siamo alla resa dei conti. Andiamo subito a cominciare. Gomma anteriore e posteriore con mescola morbida, visto che la temperatura dell'asfalto è intorno ai 23 gradi. Sulla griglia di partenza siamo ultimi, purtroppo, perché anche se il buon Mighty ha partecipato alle qualifiche e si era piazzato 15esimo, quindi una buona posizione, al termine della qualifica è stato buttato irrimediabilmente ultimo. Non abbiamo capito ancora la motivazione, ma questo è quanto. Abbiamo 7 giri da fare, quindi un giro in più del solito, quindi dobbiamo tener conto molto del livello carburante. Questa è una pista molto difficile e controversa, c'è una disputa in corso su questa pista perché è molto difficile anche per i veterani. Porta un gran numero di incidenti, speriamo non quest'oggi, ma diciamo che la caratteristica proprio di questa pista, con tutte le sue. Ecco il primo incidente procurato proprio da Mighty, involontario ovviamente. Diciamo che è proprio l'attivo. Ecco, altri incidenti, moto che volano, grande casino, non ci si capisce niente. Mighty ha sfiorato la collisione per un soffio, come stavo dicendo, appunto questa pista. Ecco
dovrebbe essere rivalutata dalla federazione perché non ci possono essere tutti questi incidenti e veramente messa a rischio la vita dei piloti, come avete appena potuto vedere. Purtroppo questa è proprio una pista con tutte, come dicevamo prima, le sue curve a gomito che porta a molti prendersi molti rischi per i piloti. Ecco un altro incidente ancora, una scivolata credo sia stata. E quindi tutte queste anche scivolate, anche se non ci sono contatti, ma le stesse scivolate portano un grande rischio per quanto una persona possa essere travolta magari da un'altra moto. Ok, Maite è 16esimo, diciamo che Maite si sta comportando abbastanza bene perché altro incidente ancora, non facciamo in tempo a finire una frase che subito succede qualcosa. Io faccio un appello alla federazione per modificare o chiudere addirittura questa pista. La percentuale qua di incidenti è veramente mostruosa, come state vedendo. Stavamo dicendo, Mighty sta comportando abbastanza bene, anche perché non è molto ancora, diciamo, avvezzo a piste del genere. E quindi per ora 14esimo, anche se, diciamo, si sta un po' approfittando. Ecco un tocco molto aggressivo di Rodriguez, sempre lui molto aggressivo. Ultimamente è stato catalogato come un pilota molto aggressivo che impatta molto con gli altri e spesso è un provocatore di incidenti. Perde un po' di posizioni Mighty, ancora un altro alle costole di Mighty in maniera molto aggressiva. Bisogna stare molto attenti al consumo dei pneumatici, vediamo che il posteriore è molto consumato, abbiamo ancora 5 giri da fare. Speriamo di non rimanere senza grip. Uscita netta di Mighty dalla pista. Alto scivolone. Per fortuna senza conseguenze. Pista temibile da tutti. Tocco. Ancora una volta tocco. Yamaka, come cazzo si chiama? Guardate qua che scontro violento! Ragazzi, però io ora tutto quello che volete, cazzo! Ma non ti possono venire addosso così come se non esistessi. Situazione difficile per Mighty con tutti questi scontri, con tutti questi attacchi. Non è facile non cadere, sarà un vero miracolo se riuscirà a stare in piedi. Impennata, sfrontata di Mighty. Per far capire agli altri che lui c'è, non molla. Sorpasso in curva di Fernandez, ancora lui. Diciannovesimo posto per Mighty, vediamo se ne
nella fase finale della pista riesce a fare un sorpasso, a recuperare Fernandez, e scivolone per Fernandez di nuovo. Troppo aggressivo. In questo caso la calma e la prudenza di Mighty, che spesso dimostra e ha dimostrato anche nella pista del Qatar, potrebbe anche pagare. Dovrebbe solamente avere una guida un pochino più pulita e riuscire a stare un pochino più nei cordoli, senza uscire troppo dalla pista, ma con fatti che esce di nuovo è abbastanza capibile. Il problema sarà tra poco quando finirà il grip della ruota posteriore. Forse l'asfalto della pista in questo lasso di tempo si è riscaldato e quindi impennata di nuovo di Mighty. Non capiamo molto bene queste impennate su una pista così difficile, un po' sfrontato, ma comunque ci sta. Per ora sta facendo una gara, anche se non impeccabile, ma comunque sempre di un certo livello. Guevara, antenato del CE, era il suo bis nonno. Anche lui è entrato con favori politici nel Gran Premio di questo circuito, ma lo supera 1,59, forse il miglior tempo di Mighty. Altro scivolone abbiamo visto, e Mighty passa avanti, approfitta della crudeltà di questa pista terribile, per piano piano mettere passo passo, sorpasso su sorpasso, la sua avanzata. Non è detto che non ce la faccia. Io che vada, si fa di nuovo sotto e lo sorpassa in grande stile. Comunque bisogna stare attenti, non possiamo dormire sull'acceleratore, lo dobbiamo sempre tirare al massimo. E Mighty passa 18esimo, ricordiamo che per un fatto di contratto personale, almeno 15esimo deve riuscire. Impennata di nuovo. Incredibile, Mighty aggressivo, sembra che non si faccia più intimorire da questa pista. Ultimamente sta prendendo tutte le curve in maniera quasi impeccabile per il momento, anche se la ruota posteriore comincia ad avere la peggio sull'asfalto, quindi vedremo come si comporterà la moto e come si comporterà Mighty. Siamo solamente al sesto giro, quindi dobbiamo stare molto attenti. Purtroppo la tipologia di questa pista consuma moltissimo il grip delle ruote, e forse la mescola morbida non è stata poi così una grande idea. Forse era meglio una mescola media, ma quello purtroppo bisogna avere molta pratica e molta dimestichezza su queste piste per avere il controllo di tutto. Ecco un'uscita brutta di Mighty, purtroppo è un taglio
di curva netto che lo porta al 19esimo. Questi errori vanno eliminati e più presto, perché fa perdere posizioni ed è difficile recuperarle, specialmente in questa pista che non perdona un altro sorpasso in curva, spietato, ma lo recupera subito. Metti vuole dare il meglio. Fernandez e Cuni passano in vantaggio, lasciando Maiti solo in 21esima posizione. Ultimo giro, dopo questo tratto finale abbiamo un attacco e mezzo di benzina, sorpasso nuovamente di Maiti, lasciando Cuni alle spalle, scivolone, scivolone, doppio incidente. Non abbiamo visto bene cos'è successo, Maiti si è spaventato ed è uscito fuori pista. Purtroppo cadere adesso sarebbe rovinoso e Cuni nuovamente in vantaggio. Stiamo lottando purtroppo per una posizione nelle retrovie. Non era quello che volevamo vedere oggi, ma siamo pienamente coscienti della difficoltà di questa pista, considerata da Maiti come... Ecco la caduta all'ultimo. Considerata da Maiti questa pista, dicevamo, come il bacio di una donna impossibile al quale fare una corte spietata, un po' come Dante e Beatrice. E purtroppo dopo lo scivolone anche Maiti ovviamente non è stato esente da uno scivolone comprensibile, dato che comunque credo che qua tutti i piloti siano almeno caduti una volta. Maiti ne ha approfittato il più possibile, dovuto anche ormai alle gomme consumate, e va in solitario con la 21esima posizione, quindi siamo all'ultimo giro, allo step finale. Diciamo che la gara si conclude qui, Maiti 21esima posizione, non è andata come speravamo, ma comunque la pista è stata quella che è. Binder è arrivato primo con il miglior giro di 1,56, mentre Maiti il miglior giro 1,59. Garcia, Farid, Rossi, Toba e Sasaki non hanno finito la gara, speriamo che non siano infortunati, e quindi andiamo avanti, vediamo la classifica generale. Maiti scende di una posizione dal 17esimo. In classifica generale e niente, e si perde punti, ragazzi. Vabbè, ho pazienza. Allora, ragazzi, prossima, che è stato un dramma questa. Io non ho voluto infierire, ma è stato un dramma, ma un dramma ho visto anche per l'IA, ho visto, è stato un dramma perché si sono arrivati in continuazione. La prossima volta siamo in Spagna, deve essere bello pure questo. Sono stato anche in Spagna, ragazzi, a Valencia, bellissimo.
Jerez, Angel Nieto e Spagna, Red Bull. Vediamo se qui abbiamo studiato qualcosa. Ci abbiamo i punti per fare qualcosa. Riduzione delle vibrazioni del telaio. Dispersione di energia 900. Sti cavoli. Questo che cos'è? Aumentare la rigidità del telaio in alcuni punti specifici e ridurre al minimo le vibrazioni in alluminio. Leggerezza e rigidità. Facciamo questo. Va bene ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta subito ce l'abbiamo la pista in Spagna. Io vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!